amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi, oltre a essere spaventosi, sono davvero terrificanti. Prima di iniziare, ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ricordati anche di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Adesso basta parlare, cominciamo. Un ragazzo di nome Raman Good era vicino al suo computer quando a un certo punto incominciano ad accadere degli strani fenomeni. Il ragazzo si alza e incomincia a riprendere il tutto col telefonino. Questo è ciò che è stato filmato. Stava vedendo che si muovono cose sole. Non quiero ir, estoy aterrorizado. No sé quién está ahí. ¡Ey! Y eso es. Esa luz no estaba prendida. Estoy asustado. Ay, no. Ay, no. Il prossimo video è stato ripreso da una famiglia in Messico. Il filmato mostra una strana creatura che appare all'improvviso proprio in mezzo alle cascate. Il video è davvero incredibile. Questo è ciò che è stato filmato. Molta acqua. Molta scossa. Uhuh! Mica l'acqua! È assacchiata d'acqua. Molta acqua. Molta scossa. Il video seguente è stato ripreso durante un'esplorazione urbana. Il filmato mostra alcuni ragazzi vicino al luogo abbandonato. Ad un certo punto, il ragazzo con la telecamera riprende l'interno dello stabile e nota al suo interno qualcosa di strano. Questo è ciò che è stato filmato. Il filmato seguente è stato ripreso dal proprietario di un ristorante. L'uomo in quel momento era da solo nelle cucine. Ad un certo punto ha incominciato a sentire degli strani rumori. Non sapendo cosa fare, prende la telecamera e incomincia a filmare il tutto. Questo è ciò che è stato ripreso. Questa foto è stata scattata dal conducente di questo mezzo. Avvicinando le immagini, l'uomo ha notato qualcosa di strano. La foto mostra lo spirito di un bambino all'interno del mezzo. Cosa voglia significare questo non si sa. La cosa strana è che dopo qualche giorno, mentre l'uomo era sul posto di lavoro, fa un incidente. Per fortuna l'uomo si salva, ma come potete vedere dalle immagini, il mezzo è completamente distrutto. Semplice casualità. Oppure quello spirito voleva avvisare l'uomo dell'incidente
che si sarebbe verificato dopo qualche giorno. Voi cosa ne pensate? Il prossimo filmato mostra un turista in visita in un museo. Alcune voci parlano della manifestazione di uno spirito dentro quel luogo. La stessa avrebbe sembianze di una bambina, di appena 10-11 anni. Il turista fa una panoramica del luogo e ad un certo punto cattura qualcosa di veramente impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Sono sbagnus. Chickense. Su. Estás grabando un video, Petita. Bueno, ahorita continuamos con el misterio. Mentre il turista riprende il luogo, cattura anche la figura di questa bambina che sembra nascondersi sul davanzale di una porta. Il prossimo filmato mostra questo gruppo musicale durante una loro presentazione. Uno dello staff riprende il gruppo e ad un certo punto cattura qualcosa di veramente inquietante. Questo è ciò che è stato filmato. Una famiglia comincia a vivere degli eventi soprannaturali. Il tutto viene filmato e documentato. Ciò che viene ripreso è davvero terrificante. Questo è il filmato. Yeah. Dollhouse for you, Salo. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm ready to go. Close the door.
siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti quale di questi filmati vi ha spaventato di più. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!